diretta, Radiosa Music. Siete in un esercizio commerciale e state ascoltando la nostra radio? Sì. Ecco, siete impilati nel traffico e state ascoltando la nostra radio dalla radio oppure da un sistema tecnologico qualsiasi? Sì. Siete a casa e state vedendo la TV sul canale 818 e ci state guardando? Sì. Allora mettetevi comodi, sta per partire un'altra grande puntata del vostro programmone. Gin Tonic, via! Radiosa Music, in radio, in TV e sulla nuova app. Ora ti canto il mare Negramaro, è uno di quei brani che ti prende e ti fa alzare dalla sedia, è come se fosse un gol. E di gol in un certo senso parliamo perché l'ospite che ci raggiunge via Skype è un amico della nostra città, della nostra radio, un amico personale, un grande uomo di sport e di calcio, tra il 1978 e il 79 a scuola una delle poesie che abbiamo imparato era Casiraghi, Generoso De Canio, Angelino, Bitetto, Pavese, Piccatré, Sassanelli, Aprile, Morello, Raffaele. Raffaele, questa è la poesia che poi tra l'altro il 9 giugno del 1979 a Lucca porta il Matera in Serie B. Ho in collegamento Skype Gino De Canio. Buonasera Gino. Buonasera a voi, mi sentite? Ti sentiamo forte e caro. Sono partito da lontano praticamente. Lontanissimo. Pochi si sarebbero immaginati che il terzino destro, sinistro, giusto? Tu eri un terzino sinistro o un terzino destro? Quindi però giocavo a sinistra. Ecco, ricordavo bene, terzino sinistro. Sarebbe poi diventato un grande allenatore, anche perché tu nasci come attaccante, poi sei stato portato dietro. Sì, è proprio così, proprio così. Ecco. I ragazzini, negli allievi, ero un attaccante e poi capitò che serviva un difensore, io mi offrì pur di giocare e in quella partita ci fu l'allenatore della prima squadra che vedendoci giocare mi ritenne interessante, quindi mi aggregò alla prima squadra come difensore. Io penso, se alzi poco poco la telecamera ti vediamo, la telecamera del cellulare. Dicevo, io penso che uno dei presidenti che più tu ricordi con affetto è proprio il presidente Salerno, giusto? Sicuramente. Fra i presidenti che ho avuto, soprattutto, cioè praticamente è la persona che è l'unica persona che ricordo, ma per tante ragioni, oltre quelle calcistiche, proprio sotto l'aspetto umano, per me è stato un secondo padre, insomma, ecco. Era una bella famiglia quella, mi pare di ricordare, soprattutto perché io venivo a bordo campo. Tra l'altro io iniziavo a fare la radio con un personaggio molto famoso di quel periodo, che era la signora Lina, sì, che non si perdeva. Che bella persona. Che bella persona. Ho iniziato a fare la radio proprio con lei, io, pensa un po'. Poi tu ti saresti immaginato, per esempio, che un tuo secondo avrebbe vinto degli scudetti e sarebbe addirittura migrato in Inghilterra? Parlo di Antonio Conte. Certo che me lo sarei aspettato, perché ho sempre ritenuto di essere un buon maestro, quindi... Sapevi già che Antonio sarebbe decollato poi? Sì. Quando è venuto con me ho capito che aveva qualità, insomma, la stoffa, quindi, per essere uno grande. Poi dopo ci sono state, anche nel corso della sua carriera, nella parte iniziale, anche dei momenti poco, poco felici, come capita a tutti, però insomma che avesse grandi qualità era innegabile. Ecco, una delle tue bestie nere è stata la Juventus. Hai dato palate alla Juventus sia con il Lecce che... Allora sono io la bestia nera per loro. Cioè, sì, volevo dire, cioè tu li hai
pesata, la mia Juventus l'hai pesata bene bene con il Siena, con il Lecce, insomma ti... Cioè, e anche questa... con l'Udinese. Anche con l'Udinese, eh? Sì, sì, vero? Proprio a Torino. Ecco, tu, qual è il la piazza che tu ricordi da un punto di vista proprio di allenatore più calda? Ma ogni città ha le sue caratteristiche. Per esempio, quando sono stato a Siena, una città di 45.000-50.000 abitanti, magari si poteva pensare che una città così tranquilla, eccetera, e invece quei pochi che c'erano era molto partecipi e passionali, insomma, quindi ogni città ha le sue, con la sua tifoseria, ha le sue caratteristiche. Poi il calcio crea ha questa passione in ogni città, in ogni tifoseria, e quindi la si vive con partecipazione un po' dappertutto. Ecco, tu non sei uno che si è buttato nella polemica e sei sempre rimasto fuori. Io ricordo le tue interviste del dopo partita, sempre calmo, tranquillo, anche se c'era qualche cosa da recriminare. Tutti quanti ti riconoscono questo aplomb di uomo serio, non polemico e super preparato tatticamente. Naturalmente ognuno ha un suo modo di essere, un suo modo di vedere, di interpretare il ruolo, per quello che poi significa anche nei confronti di chi ci segue. E per quanto riguarda la preparazione, insomma, è chiaro che se non hai competenze difficilmente, insomma, puoi arrivare a certi livelli. Quindi io ho fatto sempre tutto con molta passione, e come persona mi è sempre piaciuto sapere quello per cui, insomma, mi impegnavo. E il tuo mentore chi è stato? Il tuo mentore chi è stato? A chi allenatore ti sei ispirato? Ma guarda, no, io non mi sono ispirato a nessuno in particolare, anche perché nella mia carriera non ho frequentato grandi allenatori, nel senso che poi la mia carriera si è svolta solo sui campi della Serie C, quindi tanti personaggi li vedevo solo attraverso la TV, o li leggevo attraverso i giornali, le interviste, eccetera. Quindi mi sono fatto sempre un'idea del modo di essere degli uomini attraverso quello che hanno detto, quindi ho portato avanti sempre quello che è sempre stato il mio pensiero, insomma, ecco, sul modo di fare calcio e sul significato del rapporto anche con lo spogliatoio, con i calciatori, e poi il discorso della competenza. Da un punto di vista strettamente personale, la persona a cui io devo praticamente tutto è la buonanima del presidente Michetti, che a Pisticci mi obbligò a fare l'allenatore, certo. Perché lui disse che io ero estremamente bravo e preparato e che sarei arrivato ai massimi livelli perché secondo lui io avevo le attitudini. Io lo prendevo per pazzo, dicevo che lui mi voleva prendere in giro, e lui mi ha detto: basta che tu creda fortemente in te e tu ce la farai. Ha avuto ragione lui, credo di essere stato uno dei suoi orgogli più grandi. Ecco, buttando un occhio alla Serie A, ti saresti immaginato che, voglio dire, l'egemonia del calcio italiano avesse cambiato l'ordine delle squadre di calcio e che la squadra bianconera fosse un po' più giù rispetto a quello che è successo negli anni precedenti?
Ah, ci sono dei cicli. Premesso che lo scudetto in Italia lo hanno quasi sempre vinto in quel triangolo fra Inter, Milan e Juve, quindi poi occasionalmente qualche volta accadeva ad altre squadre. Poi fra queste grandi squadre, bene o male, c'è sempre stato poi un periodo in cui dopo un lungo percorso, nel momento del ricambio, ci vuole il tempo necessario per riproporsi a quei livelli che queste squadre, queste società sono abituate. In questo momento la Juve, dopo tanti anni di predominio, è chiaro che nella rifondazione stenta un po' prima di riuscire a mettere tutti i tasselli a posto. Ecco, non è proprio azzurro il mio maglioncino, però ci siamo e ti chiedo... Si può dire. Se a questo punto ti chiedo, tutti quanti vorrebbero farti questa domanda, se l'Italia va ai mondiali secondo te? L'Italia c'ha ottime possibilità, perché Mancini con i suoi ragazzi hanno fatto un vero e proprio capolavoro. Eravamo sprofondati in un abisso dal quale sembrava impossibile riprendersi in così poco tempo, e invece loro nel giro di pochi anni hanno ridato credibilità al calcio italiano, soprattutto sul modo di affrontare le partite. Poi in questo momento l'Italia rispetto al passato è un po' in penuria di grandi attaccanti, perché a parte Immobile, Belotti purtroppo attraverso un momento di grandi problematicità fisiche, ma a parte Immobile il panorama italiano insomma non propone in questo momento giocatori di maturi per questa ribalta internazionale, quindi un po' questo aspetto ci penalizza, però sono sicuro che per il prossimo futuro l'Italia ritornerà ai suoi abituali livelli e sarà protagonista come sempre nel mondo. Gino, io ti ringrazio, ti auguro delle feste bellissime sia per Natale Grazie. Che per Capodanno, ti auguro Grazie. di sederti prestissimo su una bellissima panchina, perché te lo meriti, perché sei una Grazie. Persona splendida che io conosco da tempo e che ammiro soprattutto da tempo. Grazie, tanti auguri a tutti gli sportivi. Grazie tutti Gino. Tutti quelli che ci seguono. Grazie. Noi andiamo subito in pubblicità. Che bella intervista, che bella chiacchierata con Gino De Canio. Tra un po' Gianni Donzelli degli Audio 2. A frappè!